Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti che ho fatto a Palermo. Sono stata a Palermo perché la mia l'altra migliore amica, perché una ce l'ho qui a Palagonia, l'altra migliore amica sarebbe lei, perché questa è Patrizia, questa sono io e questa è Michela. Quindi lei abita in Germania ed è venuta a vedere sua figlia, quindi che sua figlia abita a Palermo, e mentre era qui ovviamente abbiamo deciso di incontrarci, quindi ci siamo fiondate a Palermo a incontrare Patrizia. Se non l'avete visto, lo troverete, se non mi sbaglio, su Instagram oppure su TikTok, perché ho messo il video del nostro abbraccio. Però mentre eri là a Palermo, che io non ci sono mai stata a Palermo, ho voluto andare a spulciare in giro per vedere se potevo acquistare qualche cosa. E sinceramente ho acquistato. Allora, sono stata sia da MAC che da NYX. Da NYX ho preso soltanto tre cose. Poi vi metto anche Sephora, perché l'ultimo acquisto che ho fatto da Sephora. Da NYX ho preso tre cose. Sono stata nel centro commerciale, dove NYX Professional Makeup, vediamo se lo scrivono, perché era il centro commerciale quello grande. No, non c'è scritto. Ah, Pecora, no, Viale Pecora, no, è il Viale Pecora. Perché poi abbiamo preso anche la pizza. Comunque, in un centro commerciale il Forum, qua c'è scritto. Comunque, allora, il primo posto che vi faccio, cioè i primi acquisti che vi faccio vedere da NYX. Sono stata da NYX in un centro commerciale, quello più grande che c'era, e ho preso tre prodottini soltanto. Perché se fosse per me avrei acquistato il mondo intero. Aspettate che mi hanno pregato la codice, no, è qua. Allora, ho preso tre prodottini, tra cui vediamo se riesco così. No, ma manco ammazzata. Allora, ho preso tre prodottini, ovviamente prodottini per quanto riguarda le labbra, perché non volevo altro. Si è tolta, vabbè, la scritta. Questo che vi faccio vedere è Cherry Shimed ed è un lip gloss, ma molto pigmentato. La confezione è così, ve la faccio vedere. La confezione è questa, fatta così, tutta come si dice, tipo vetro soffiato, una cosa del genere. E il colore è questo. Ma io indosso mai questi colori? Cioè, io vorrei sapere se mi ci vedete con questi colori. E questo è un lip gloss. Vedete la pigmentazione di questo lip gloss. Infatti io avevo chiesto alla commessa se li potevo swatchare, e poi però gli ho chiesto se li poteva swatchare nella sua mano, perché giustamente mi trovo meglio così. Comunque, questo è il lip gloss che ho preso, e vi ridico il nome. È Cherry Shimed ed è molto molto bello e molto molto pigmentato, è la cosa che mi piace tantissimo. E poi avevo la voglia, diciamo, di provare queste due tinte, che sono le NYX Lingerie Lip Pour Le Vert, che sono queste, e ho preso la 13 e la 16 e ve li faccio vedere. Questa è la 13, non so se mi ci vedete con questi colori. Il pennellino è questo qui, molto molto buono, mi piace perché è simile a quelli della Maybelline. Questo è il 13, non lo so, sono colori che potrebbero stare bene. E poi ho preso il 16.
Io ho chiesto alla ragazza e volevo delle tinte labbra che rimanevano, diciamo, sulle labbra per quanto riguarda la mascherina. E questo è il 16, cioè io non vado oltre, non vado. Questa è la mia zona, questo è il mio comfort zone. E la ragazza comunque mi aveva spiegato che queste sono ottime come tinte labbra e veramente mi sarei trovata benissimo perché questi non li strucca, dice, nessuno. Quindi io li voglio provare e vediamo come mi ci trovo. Ovviamente io li proverò e vi farò sapere. Poi siamo stati da MAC, io contentissima quando ho visto il negozio MAC, vado che c'era il fratello della mia migliore amica e mi fai ha qualche problema con la ragazza? Sì, molti. Uno tra quelli il make-up. Allora, ho preso diverse cosine e poi mi è stato dato un campioncino che si trova qua dentro. E poi mi è stato dato come campioncino il mascara, questo qui di MAC. Questo qui nella confezione qua, quindi ringrazio tantissimo. Perché ho fatto questi acquisti? Perché ho fatto questi acquisti? Perché c'erano gli sconti, quindi questi prodotti erano scontati. Aspettate che li esco così mi viene anche meglio. Perché questi prodotti erano scontati e quindi li ho voluti prendere. L'unica cosa non scontata è questo ed è un Retro Matte Liquid Color di MAC, ovviamente, nella colorazione 121 Burnt Spice. Io ho alcuni, vedete quei due che sono i miei preferiti per quanto riguarda questa tipologia perché mi piacciono tantissimo i nude. In questo periodo mi strapiacciono troppo e quindi ne ho preso un altro, è questo il colore. Io di solito prediligo i nude quando faccio dei trucchi troppo 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 particolari. E questo è il colore, vedete? Questo. Io preferisco mettere una matita leggermente un tono più scuro di questa e poi mettere questo colore. Vedete che è tipo sul marroncino, però che su di me lo vedo, cioè mi ci vedo con questo colore. Invece, se qualcuno mi diceva, guarda, ti devi truccare con il marroncino, avrei detto assolutamente no, toglitelo dalla testa. Un altro che ho preso è quello nella linea Vivi Glam. Questo l'ho preso oltre che mi piaceva, ma soprattutto perché sapete tutti che questi. Io mi vedo un capello qui che mi. Questi vengono, diciamo, per, se non mi sbaglio, la lotta contro il cancro, se non mi sbaglio. Ah, questi qua della Vivi Glam. Comunque ho preso Vivi Glam 2, l'826. Poi vi scriverò il nome di tutto così non avete nessun tipo di problema. È quello con il pack normale, però con il bordino fucsia. E il colore in questione è questo qua. Vedete, sempre sul nocciola, sul nocciolino chiaro chiaro. E ve lo metto di sotto. Vedete? Aspettate che ve lo faccio vedere più da vicino. Ed è questo. Vedete che è leggermente diverso da quello sopra? Quello sopra è tipo più marroncino, quello di sotto è un marroncino però più che ha un pochettino del malva. Lo so che aspettavate questa frase, ma ve l'ho detta subito. Poi, adesso vi faccio vedere le cose scontate. Allora, prima di tutto c'erano i Fix Plus, questi qua di MAC, in due profumazioni. Questo qui rosa è. Vediamo se c'è scritto. Perché erano con due fragranze diverse. Non mi sbaglio, questa all'arancia e questa alla fragola, una cosa del genere. Comunque venivano 6 euro ciascuno e quindi li ho voluti prendere. Considerate che questo l'ho spruzzato due volte e già siamo arrivati a questo punto. Ma comunque, io questi non li utilizzo assolutamente come fissatore per il quanto riguarda il make-up perché non fissano niente, anzi, hanno un idrante invece di uno spruzzino. Ma li utilizzo all'inizio del make-up. Io in questo momento indosso soltanto il blush, ho fatto gli occhi, ho messo un rossetto sulle labbra, non ho fatto nient'altro perché fa caldo, anche se le temperature sembrano che siano migliorate, però sta facendo caldo, io non intendo mettere niente sul viso e soprattutto non ho un fondotinta un pochettino più scuro del mio cadaverino che ho durante tutto l'anno.
Comunque, questi sono quelli che ho preso, ovviamente, essendo piccolini, che fanno? Li prendo subito. E poi ho preso tutto il resto scontato. Vediamo se riesco a farvi sapere i prezzi, sinceramente. Allora, il retromat costa 24,50. Il rossetto. Il Vivi Glam 20 euro. Poi ho preso un rossetto della collezione che c'è in questo momento, che è questo, ed è costato 22. Questa è un'altra collezione per quanto riguarda MAC. Ed è questo, il packaging è bellissimo, assomiglia alle mie unghie. E nella colorazione Skiv. Allora, volevo prendere Ruby Woo e sinceramente ero molto molto tentata nel prenderlo. Il pack mi piace tantissimo, cioè io volevo qualcosa con il pack particolare e l'ho voluto prendere. Il colore è questo, abbastanza shimmer perché è un frost. Col fatto che ho anche il tatuaggio, automaticamente non sempre metto il rossetto, quindi preferisco dare un leggero colorito alle labbra e basta. E questo è il colore, vedete, è abbastanza lucido. Quindi, avendo il contorno, tatuato, metto questo e ciaone. Poi, gli altri invece che ho preso, che sono questi due, li ho presi scontati. Invece di 21, perché uno è 21, giusto? Sì, c'era il 50%, quindi tutte e due venivano col 50%. Io l'ho pagati 10 euro e qualcosa. Ed ho preso di questa linea qua, perché di questa ne avevo un altro. Adesso i miei rossetti ce l'ha la mia migliore amica perché ce l'ha nel frigorifero, perché qua fa troppo caldo. Io nel frigorifero ci ho posto soltanto per l'acqua. Il pack è questo, con il bussolotto tutto metallizzato, molto molto bello. Questo è un frost, anche questo. E questo è il colore, molto particolare. Non vi scandalizzate, ma questo io lo utilizzo al di sopra delle tinte labbra. Io metto la tinta labbra, aspetto che si secchi, ovviamente si opacizza, e poi metto questa al di sopra. Mi piace tantissimo, non vedo l'ora di utilizzarla. E questo è il colore, cioè non so se si è asciugata, sì, si è asciugata, vi faccio vedere, tamponata al di sopra, non so se si riesce a vedere, vedete? Ho fatto questa, vedete, nella parte di sopra ho tamponato il rossetto e viene veramente una cosa particolarissima. E la stessa cosa, ho preso il rossetto questo qui. Sempre per la stessa cosa, per tenerli tra virgolette sempre al di sopra. Questo che vi ho fatto vedere è Nude Noir e questo è Small Filter. Bellissimo anche questo, cioè il pack di questi rossetti sono strepitosi. Poi è uscita la nuova linea, mi piaceva tantissimo, ma non ce l'avevano e quindi non l'ho potuto prendere. Il colore è questo. Ma ovviamente non vi accecate per questo colore perché è un lastre. E il colore in questione è questo qua. Vedete? Sempre per quanto riguarda metterlo così, tipo come se fosse un burro cacao. Mi piacciono tantissimo. Io ho un amore per quanto riguarda questi rossetti, specialmente questi qua di MAC. Mi piacciono tantissimo e quindi li ho voluti prendere. Allora, questo è tutto quello che ho acquistato a Palermo. Mi sono trovata bene, è una bellissima città, molto molto bella, mi è piaciuta tantissimo. Ho fatto anche delle foto e anche un mini video proprio all'entrata di Palermo, proprio per vedere tutta l'atmosfera che dava Palermo all'entrata e mi è piaciuta tantissimo, sinceramente. Poi, ovviamente, noi siamo andati lì per vedere la nostra amica e quindi la contentezza era tantissimo. Poi, ovviamente, andarcene a casa è stato anche un trauma perché noi siamo molto affezionati alla nostra amica, infatti, ce la siamo anche tatuata.
E quindi è stato, diciamo, un rientro un po' triste. Però ci siamo divertite tantissimo, abbiamo camminato tantissimo. In caso vi metterò la foto di tutte e tre, proprio perché siamo andate lì. E niente, che dirvi? Ovviamente ditemi cosa ne pensate di questi acquisti. A me sono piaciuti tantissimo. La cosa che vi voglio far notare del lip gloss, che sarebbe il primo, questo qua, del lip gloss, questo qui, che non so se notate, non esce fuori da bordi. Gli altri invece che io ho acquistato in vari brand e tutto, escono dalle righette. Avendo anche un'età, adesso il codice a barre inizia a sbucare. E quindi c'è la possibilità che fuoriesce il lip gloss, invece, se vedete, proprio non esce per niente dal bordo, diciamo. E mi piace tantissimo. Quindi questo è tutto per quanto riguarda i miei acquisti. Ditemi cosa ne pensate, se anche voi amate l'idrante di MAC. E niente, che dirvi, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, ovviamente, solo se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.